Ducati ha appena presentato la nuova arrivata in casa Multistrada V4, una nuova enduro con tutte le caratteristiche Ducati sotto il nome Rally. Questa nuova moto parte da ben 27.490 euro, 2.400 euro in meno rispetto alla Pikes Peak, ma 4.500 euro in più rispetto al modello S. Quindi cosa offre la nuova Multistrada V4 Rally? Essenzialmente tutto ciò che la V4S, ma in modo più amplificato e aggiornato, partendo dal nuovo sensore sulla forcella che permette al sistema di leggere l'assetto istantaneo, risultando in una sospensione più efficace rispetto a tutti gli altri modelli. Insieme a questo, il posteriore è stato dotato di un nuovo range di regolazione del precarico. Anche l'impianto frenante è stato riprogettato per offrire potenza ed elevata modulabilità. Inoltre, le pedane del pilota possono essere regolate in due diverse altezze. Il parabrezza è stato migliorato per eliminare quasi del tutto le turbolenze in crociera grazie ai nuovi deflettori. Adesso il parabrezza è più alto di 40 mm e più largo di 20 mm. Inoltre, il condotto d'aria che porta aria al pilota è di sezione maggiore per migliorare il comfort alla guida, mentre i convogli d'aria nella zona delle gambe possono essere settati per ridurre il flusso d'aria durante il freddo. Per aiutare la guida alle basse velocità e da fermi, Ducati ha introdotto una nuova funzionalità alla V4 Rally che permette alla moto di ridurre il precarico delle sospensioni per aiutare il pilota ad appoggiare i piedi a terra, mentre in partenza fa l'opposto agendo sull'idraulica e aiutando il pilota a sollevare la moto dal cavalletto laterale. L'altezza della sella della Rally è regolabile dagli 890 agli 870 mm, ma sarà anche disponibile un kit accessorio sella e sospensioni ribassate che la porta ai soli 805-825 mm. Il motore Gran Turismo resta inalterato su questa nuova versione, ma è stata aggiunta una calibrazione ai cilindri per ridurre i consumi ed emissioni. Oltre a questo c'è una modalità di guida aggiuntiva Enduro o Off-Road che riduce la potenza massima ai soli 114 cavalli dai 170, mantenendo però una risposta del gas vivace e diretta. La nuova Multistrada V4 Rally è disponibile in due colorazioni, rosso Ducati o nero. L'equipaggiamento di serie comprende le ruote a raggi con cerchi da 19 all'anteriore e 17 al posteriore, con pneumatici Pirelli Scorpion Trail 2. Anche se queste nuove ruote sono alleggerite, il peso a secco della Rally è di 227 kg o ben 260 in ordine di marcia. Infine ci sono tre allestimenti da poter scegliere: Radar Trim, che include il sistema radar anteriore e posteriore, cruise control adattivo e rilevamento dell'angolo cieco; Travel e Radar Trim, che aggiunge le valigie in alluminio, manopole e sella riscaldabili; e infine Full Adventure Trim, completo di scarico Akrapovic e parafango anteriore in fibra di carbonio. A voi cosa ne pensate di questa nuova moto? Mettetelo qui giù nei commenti. E con questo ragazzi vi saluto ricordandovi di iscrivervi a questo canale e cliccare la campanella così non perdete nessun nuovo video. E seguirmi anche su Instagram agm.moto. Alla prossima, ciao belli!